Jeffrey Omax è il migliore intrattenitore, a parlare di galline ritiene per ore. Può parlare come un ricco imprenditore e pizzarsi come un quasi collaboratore. Ti è gioia quando parte la diretta, lo segui lì, dico che la notte sta a capote sacerdote. Ha perso la testa per me. Ci i videogiochi con grande dote. Amici, un saluto da Giacomo e Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Oggi andiamo alla finalissima di Euro 64 fra Spagna e Unione Sovietica. Siamo a Valencia, 18:30 del 21 giugno 1964. Sarà una bella partitona, visto che comunque si va a giocarci le finali europee. Dunque, vediamo un po' com'è andata. In realtà, allora, eccoci qua. Ah, era Santiago Bernabéu in realtà, e vinse la Spagna 2-1, gol di Pereda, poi pareggio di Kuzainov e poi gol di Marcellino. Benvenuto al pubblico di casa, potrete assistere fra poco all'incontro fra Spagna e Unione Sovietica, e la linea andrà adesso a Giacomo Bulgarelli e Massimo Caputi per la cronaca della partita. Grazie. Allora, Massimo Caputi è qui in postazione accanto a me. Sono in postazione, Giacomo. Vediamo un po', è in postazione, vediamo se siamo in postazione noi. Palla. Stavolta ho controllato, la difficoltà è giusta, la mia solita esperto. Palla persa. Ivanov. Inganna cross. Il difensore. Gol! Amancio, la prima azione di nuovo. Nel sette. Pubblico entusiasta. Vale la pena rivedere l'azione. Uno a zero, quindi. Svettono entrambi per la palla. Kucherov. Ivanov. Straordinario riflesso del portiere che riesce a toccare. Vediamo come va ora. Il portiere ha bisogno di entrare in partita. L'ha fatto con questo primo intervento. Un intervento da campione. Ponedjanic. Ok. E ci siamo. Veloso. Amancio. Niente, la prima. Al tempo con l'entrata in scivolata. Mudrik. Cislenko. No, poi va. Attenzione. Questi sono i giocatori che hanno vinto gli europei tra le braccia del portiere. 4 anni prima. È stato costretto ad intervenire solo un paio di volte, Giacomo, ma mi sembra in forma. Bisogna stare molto attenti. Perduto il possesso. Borkelmans. Pereda. Vediamo se qua passa. Gol! Ancora noi. Superbo. Palla che va a insaccarsi nell'angolina alto. Il portiere non può che guardare. Vabbè, grande prestazione, veloso. Si è smarcato benissimo. Ci siamo, 2-0 per la Spagna. Due gol di vantaggio ora. Mudrik. Kucherov. Ponedjanic. Hanno regalato il possesso di palla. Ottima azione, ma siamo ancora in vantaggio noi. Gioco dal portiere. Netto vantaggio. Veloso. Questa è la finale, quindi vedremo anche la premiazione se vinciamo. Sesternier. Speriamo in bene. Kucherov. Recuperata questa palla vagante. Il portiere allontana con i pugni. Ah, il grande portiere Yashin abbiamo contro. Tre gol. Oh sì, è un gol bellissimo. Una rovesciata così perfetta da sembrare facile. La pietra. Faccio vedere che non si è sfasate le opzioni, eh. Vedete, esperto, è giusto così. È proprio che stiamo dominando. Stiamo giocando bene. Siamo ormai sul 3-0. Amancio. Perfetto. Gioca bene in avanti. Giustico. Kuzainov. Svette bene. Pallone perso. Perfetto. Il portiere fa buona guardia. Iribar, grande parata. È già la terza. Vediamo come va la nostra Spagna.
deviazione del portiere. Li stiamo dominando. Adesso bisogna dire. Gol! Mancino. Sì, pallone nell'incrocio dei pali. Il portiere non copriva la zona. Rivediamo l'azione. E facciamola la follia, mettiamola a leggenda, Emilio. Mettiamola leggendaria, facciamo campione, scusatemi. Mettiamola campione. Facciamo questa follia e vediamo se ne prendiamo tante come nella scorsa partita quando l'ho messa. Ha intercettato. Probabilmente sì, perché non riesco a starsi dietro, dico sempre che è una questione di controller. Perché è vero. Ferma la palla. Buono l'intervento del portiere che riesce a bloccare la palla. Non ha la sensibilità identica ai tasti PS1. Sarà difficile batterlo. Pone Dienic. Perdono il possesso della palla. Molto intervento. Viene assegnata una punizione. Io non ho visto niente di irregolare in questa azione. Si arriva così all'intervallo. 4-0 il punteggio e scontro impari. Riusciremo a mantenere il vantaggio giocando a leggenda? A campione, scusatemi. Lo sapremo presto. In ogni caso, vediamo un ingresso in campo. L'arbitro riaccompagna le squadre in campo. Io invito... Cominciano i secondi 45 minuti. Seguendo. Minuti. Se vi state divertendo a lasciare un like al video, è un piccolo gesto, un messo contributo per aiutarmi a far crescere questo canale. Grazie di cuore. Sempre bello trovare nuove persone che appassionate di retro gaming. Andiamo alla strategia del fuorigioco. Ha recuperato un buon pallone. Ruba palla. Mudri. Ottima scelta del difensore. Veloso. Amancio. Sustico. Proviamo la strategia del fuorigioco. Ancora una volta. Boroni. Hanno perso il controllo di palla. Gusarov. Raccoglie la palla vagante. Oh, splendido controllo. Attenzione, ottimo gioco della Unione Sovietica. Ottimo cross. Che sbaglia però il tiro. Podiennik. È stato un fenomeno nella scorsa partita che giocavo io. Pallone rimesso dal portiere, viaggio lungo. Non qua. Boroni. Sustico. Okay. Palla giocata in avanti. Bel colpo di testa. Veloso ancora. Prende la parata del portiere con la punta delle dita. Svettano bene per il contrasto aereo. Poi voglio inserire in campo Marcellino, come è successo nella realtà, che c'era Marcellino che aveva segnato, quindi togliamo Veloso, che oggi ha giocato benissimo, mettiamo Marcellino. Kusainov. Copre bene. Kalesha. Ok. Amancio. Bella azione, ma... Niente, questa volta non fischia l'arbitro, non era necessario. Amancio. Gol nostro, anche a campione. Occasione sfruttata benissimo. La palla va all'incrocio dei pali. Ancora lui, una prestazione da incorniciare. Tre gol nella stessa partita. Eh sì. Ed ecco la prima sostituzione della partita. Bella, bella veramente. Non c'è storia. Prestazione eccezionale. Siamo sul 5-0. Sustico. Boroni. No, me l'ha fregato. Ottimo contrasto. Non ci facciamo il possesso. Manca poco, poi da grande esultanza. Non perdetevela, rimanete con me fino alla fine. Kusainov. Il portiere rimette lungo. Buono stop di petto. Ci siamo, 75esimo. Mudrik. Gusarov. Ottimo passaggio. Si distende il portiere. Che azione, grande Yashin. Grande talento per questo portiere. Niente, stavolta non la prende nessuno. Calcia male dalla bandierina. Sì, in effetti non era un gran calcio d'angolo. Boroni. Kusainov. Siamo quasi, ragazzi, siamo quasi. Borkelmans. Scontro aereo. Fuma l'azione, palla ben distante dal palo. Rimesse effettuate dal portiere. È che siamo al finale. La Petra. Cislin. Ah, questo è fallo, dai. Punizione. Non ho visto nessuna irregolarità. Neanch'io.
Grande intervento. Oh, che papera del portiere. Che segna Ivan. Appoggiare in porta. Vediamo com'è la situazione. Pereda. Però sono contento. Due minuti da recuperare. Ha tenuto testa anche a campione. Marcellino. Lui... Eh no, abbiamo fatto anche meglio. Tiro preciso, la palla è nell'angolo alto. Ah, ma non ci arriva. 8 gol nella campionato, in due partite. Finisce 6-1. Non osiamo pensare cosa diranno domani i giornali di questa difesa sempre a spasso. L'emozione è incontenibile, stanno festeggiando tutti. Eh beh, è bello vederla così. I festeggiamenti andranno avanti a lungo. Questa gioia è completamente meritata. Eh sì, godiamocela, dai. Ecco la coppa. È una grande emozione per i giocatori. Hanno faticato molto per conquistare questo capolavoro di argenteria. Eh sì. Per non rompere la tradizione, i giocatori iniziano il giro d'onore. Non molti avranno ancora voglia di correre intorno al campo, ma tutti hanno un grosso debito nei confronti dei tifosi. E ora un giro di campo. È il momento tanto atteso dai tifosi, che ora possono osservare da vicino i loro beniamini. Mi spiace per gli assi. I giocatori hanno la fortuna di raggiungere un traguardo di questa importanza. Ecco, questo è un grande momento per il capitano. Tutti vogliono toccare il trofeo, naturalmente. Treviglia. Va bene, sono contento. Campioni, Spagna 64. Beh. È stato poderoso, sono contento così. Vediamo dunque cosa si inventano, cosa ci regalano. Spero che ci sia il 68, ovviamente sarei molto triste se non mettessero il 68. Congratulazioni. La musichetta a festeggiare. Abbiamo vinto. Dominante, meritatamente. Attenzione, salvataggio classiche. Eh sì, fate vedere bene, c'è un salvataggio per sicurezza. Ma è grande sfida classica, ecco qua. E c'è 68 con l'Italia. Beh, ragazzi, Italia che faremo la prossima volta, Unione Sovietica di nuovo, Jugoslavia, Inghilterra. Sarà interessante, sarà speciale. Ci vediamo alla prossima, la prossima volta con gli azzurri, i mitici azzurri degli anni 60. Ciao, alla prossima, buona giornata a tutti voi.